Scontro esplosivo. Marco Mazzoli versus Selvaggia Lucarelli. Parole al veleno. Nel mondo dello spettacolo italiano, recentemente si è verificato uno scontro verbale piuttosto acceso tra Marco Mazzoli, noto speaker radiofonico, e Selvaggia Lucarelli, giornalista e opinionista. Questo confronto è nato in seguito all'annuncio dei vincitori dell'Ambrogino d'Oro, un prestigioso riconoscimento assegnato dalla città di Milano. Tra i premiati di quest'anno figurano Andrea Pucci, comico, e lo stesso Marco Mazzoli. Selvaggia Lucarelli ha espresso perplessità riguardo alcuni dei nominati, in particolare per Mazzoli e Pucci, sottolineando alcuni episodi controversi del loro passato. Per quanto riguarda Mazzoli, Lucarelli ha criticato l'uso di bestemmie nel suo programma radiofonico Lo Zoo di 105. Queste affermazioni hanno scatenato una dura reazione da parte di Mazzoli, che ha accusato Lucarelli di non avere un vero lavoro e di diffamare la sua trasmissione. Mazzoli, in una serie di dichiarazioni piuttosto aspre, ha messo in dubbio la professionalità e l'identità lavorativa di Lucarelli, chiedendosi quale fosse il suo effettivo ruolo nel panorama mediatico. Ha inoltre sottolineato che le critiche di Lucarelli fossero infondate, difendendo la qualità e l'integrità del suo programma radiofonico. In risposta, Selvaggia Lucarelli ha pubblicato sul suo profilo Instagram alcuni articoli che parlavano dell'uso di bestemmie in Lo Zoo di 105, accompagnando il post con un commento ironico. Questa mossa ha ulteriormente irritato Mazzoli, che ha rincarato la dose con commenti poco eleganti, insinuando che la condizione di donna sola di Lucarelli fosse la causa della sua frustrazione e delle sue azioni. Questo scambio di battute tra i due ha sollevato questioni più ampie riguardanti il rispetto e la professionalità nel mondo dello spettacolo e dei media. Mazzoli, con le sue dichiarazioni, ha mostrato un atteggiamento che alcuni potrebbero interpretare come sessista e retrogrado, mentre Lucarelli ha mantenuto una posizione più misurata, limitandosi a rispondere con prove concrete alle accuse mosse contro di lei. In conclusione, questo episodio tra Marco Mazzoli e Selvaggia Lucarelli non è solo un semplice battibecco tra celebrità, ma riflette le dinamiche complesse e talvolta problematiche che caratterizzano il mondo dello spettacolo e dei media in Italia. Questo scontro evidenzia come, anche nel dibattito pubblico, sia fondamentale mantenere un livello di rispetto e professionalità, evitando di cadere in attacchi personali e generalizzazioni.